Buonasera a tutti, buonasera a questa trasmissione di chiusura di questa giornata di dirette, trasmissione che è dedicata ad argomenti scabrosi, in qualche modo no, scabrosi niente, il sesso, io infatti ho una mise appositamente au voyeur, dovrebbe essere una trasmissione a luci rosse, ma non ho le luci, allora ho gli occhiali rossi, metterò gli occhiali rossi. Detto questo, vi presento tutti quanti i nostri ospiti per questa trasmissione di divagazioni, un viaggio insomma su alcuni argomenti limitrofi al sesso. Abbiamo Antonella, Claudia che conoscete e Riccardo. Dovrebbe venire qualcun altro, ma boh, Riccardo lo aggiungeremo se riusciamo, cioè se viene, se fa in tempo a venire. Allora, di La che parola cosa giusta se fa in parleremo? tempo a venire. Non ho capito. La parola giusta è se fa in tempo a venire, proprio hai utilizzato Se la fa parola in giusta. tempo a Speriamo per lui a venire, questo infatti. Questo qua è la domanda di Riccardo, molto, diciamo, opportuno, se fa in tempo a venire. Speriamo che venga, si tratta di Alfredo e quindi. Allora, io devo dire che sono stato cooptato a fare qui diciamo, il conduttore, ma il lavoro relazionale è la raccolta insomma di cose da cui trarrò spunto e proporrò, e sarà fatto tutto da Riccardo, una cosa, uno tsunami di roba che mi sono letto oggi dalle perversioni eccetera, e ho scelto alcuni argomenti perché insomma non è che più o meno avremo un'oretta di e ci organizziamo. Io fare così, se siete d'accordo, di fare un giro di parole, più o meno una decina di minuti a testa. Io cercherò più o meno di tenere il tempo, poi ovviamente si può interloquire l'uno con l'altro, l'importante è che magari cerchiamo di evitare di sovrapporci. Allora, io dai temi che insomma Riccardo mi aveva proposto, avevo diciamo estratto alcuni argomenti e pensavo di cominciare sul, diciamo, su un giro di opinioni sui generi, orientamenti e i gusti sessuali. In particolare, volevo leggerti giusto quattro righe, tanto per introdurre questo argomento. E mi dicevate cosa ne pensavate e cominciavamo poi il giro di parole. Vi leggo subito queste righe. Il mondo non è diviso in pecore e capre. Non tutte le cose sono bianche o nere. È fondamentale che nella tassonomia, che la natura raramente ha a che fare con categorie discrete. Soltanto la mente umana inventa categorie e cerca di forzare i fatti in gabbie distinte. Il mondo vivente è un continuum in ogni suo aspetto. Prima apprenderemo questo, a proposito del comportamento sessuale umano, prima arriveremo a una profonda comprensione delle realtà del sesso. Queste sono parole di Alfred Kinsey. E su queste parole io comincio a dare in ordine, per come li vedo qui su Skype, Antonella, Claudia, Riccardo. Antonella, che ne pensi di queste parole? Non la sentiamo, Antonella, però. Com'è che non la sentiamo? Aspetta, Antonella, che non ti sentiamo. Tu ci senti? Allora, Riccardo, Donato, come facciamo? Io allora, passiamo la parola intanto a Claudia. Claudia, tu ci senti? Io mi sento e ci sono. Ok. Allora, comincia magari tu e vediamo se riusciamo a recuperare Antonella. Antonella, che hai azzerato il Skype per caso, il microfono? Non il microfono di Skype, devi azzerare. Allora, prova a parlare Antonella, di qualcosa. Di qualcosa? No. Vogliamo provare a Antonella richiamarla, si sì. Antonella? Antonella si vergogna e fa finta che non è muta, invece sta emette silenzio. Donato, vogliamo provare a richiamarla, Antonella? Ok, perfetto. Vediamo un po' se torna subito, se andiamo a provare a Claudia. Se torna subito la Antonella con la parola, con la favella. Speriamo almeno che abbia sentito quello che ho detto. Riccardo già ha visto che hai colto Ho l'occasione di una colto, prossima. sé. Direttore simio. Antonella, ci sei? Ok, Ci sono. Mi sentite? allora dai, a te la parola, rapida. Allora, il rapporto Kinsey è stato il tormento dei miei anni di gioventù, perché era in casa questo rapporto e volevo assolutamente leggerlo insieme al, come si chiama quel libro? Oddio, non mi viene adesso. E comunque quello là, il rapporto tra il giardiniere e la Lady Chatterley? l'amante di Lady Lady Chatterley. Chatterley.
Assolutamente, quindi il rapporto Kinsey mi è stato sempre sto Kinsey, ho sempre mi è venuta la curiosità di sapere chi fosse, visto che girava, però non potevo assolutamente, era una delle dei libri vietati in casa mia che era peggio del Medioevo. Comunque, per quanto mi riguarda, no, io non credo assolutamente in differenze di genere, non mi piace assolutamente essere etichettata in quanto donna. Non credo assolutamente in una parità, nel senso che per me uomini e donne sono già pari, quindi non ci deve essere una quota rossa, una quota azzurra, una quota verde, una quota gialla. Assolutamente è una cosa che proprio che mi fa andare in bestia, onestamente, perché non credo appunto in nessuna differenza di genere. Proprio un po' di tempo fa, pochi minuti fa, diceva Gianni, raccontava Gianni di un'esperienza che mi sta capitando, di ogni tanto che sento che gli uomini devono portare rispetto per le donne. Secondo me il rispetto per le donne non è il fatto di aprire la portiera della macchina, ma che stiamo scherzando? Cioè, siamo un'involuzione o un'evoluzione dei costumi, dei generi, dei rapporti uomo-donna? Secondo me sono altre le cose. E anche ieri mi parlava uno dei miei contatti di Facebook, che vuole essere sottomesso, un Christian Grey al contrario, praticamente. Cioè, io sarei Christian Grey e lui farebbe l'Anastasia della situazione. E mi dice perché le donne hanno una marcia in più. Okay, io sono rimasta scioccata, basita, mi sono fatta mille risate perché ho detto: secondo me le donne non hanno una marcia in più. Cioè, esistono uomini intelligenti come donne intelligenti, uomini stupidi come donne intelligenti, quindi assolutamente non credo, quindi non quando mi sento, ecco, io sono la classica uoma, la definizione donna, uoma, non lo so, non mi sono mai sentita perché sei donna, quindi sei anche il fatto di sentirmi, come dire, in tante situazioni, dice no, mi sono sentita messa in disparte perché sono donna, no, assolutamente, io anche al lavoro. Se ho fatto delle mie battaglie, le ho fatte non perché fossi donna o perché fossi messa in disparte in quanto donna. Se sono stata messa in disparte era per il mio cervello, per caso, nel senso che parlo troppo non e dico quello che penso, non per il genere e tutto quanto. Per quanto riguarda l'orientamento, vabbè, io sono eterosessuale, però non me ne può fregare di niente di chi è omosessuale, nemmeno rispetto. Sono per me, siamo anche lì sulla parità, siamo tutti uguali, ecco, non esiste una differenza. Non mi piace, devo dire, l'unica cosa che non mi piace degli omosessuali è che la ghettizzazione che c'è. Non mi piace l'idea dei locali per gay, non mi piace l'idea dei locali perché è un'autoghettizzazione troppo forte. E non mi piace anche quando c'è il clamore tipo hanno picchiato un gay. No, hanno picchiato una persona. Che poi è un gay perché, cioè, non mi piace questa cosa cioè, per me sono persone, non me ne può fregare di niente, come ha detto Emma Bonino a un congresso di 2 anni fa, in camera da letto faccio quello che voglio io. Quindi non, sì, vabbè, era la cosa su Berlusconi e Ruana Englaro che disse, in camera da letto faccio quello che voglio io, infatti Berlusconi fa quello che vuole lui in camera da letto, quindi. E poi il terzo argomento è gusti sessuali, ma non credo di essere una persona banale, normale, per quanto mi riguarda, niente di nessun gusto particolare. Mi fanno, no, sono un po', ecco, verginella rispetto a questo, non ho frequentato locali per scambisti, trovo che questo sia. Per quanto mi riguarda non mi piace, non lo trovo in una coppia, mi piace per poter dire che all'ultima spiaggia, però sono opinioni personali e che vanno non rispettate, ma diciamo accolte. Ecco, la parola che mi piace di più, accolta. Il rispetto non mi piace, non è questo il rispetto. Ok, a Claudia. Se ci alterniamo rapidamente, così magari facciamo più giri. Vai. Immaginavo sinceramente, vabbè, comunque diciamo sembra che non sia richiesto di descrivere quelle che sono le persone, sì, magari anche, però più che descrivere quelle che sono le personali tendenze, magari potrebbe dare uno sguardo di insieme alla questione. Io sicuramente sono d'accordo con Antonella quando lei dice che non le piacciono le ghettizzazioni e sono anch'io d'accordo sul fatto che hanno picchiato una persona. Mancherebbe. Se picchiano me in quanto donna è meglio che se picchiano me in quanto gay, cioè mi sembra un po' una pazzia, mi è sempre sembrato un po' una pazzia, però
questa dell'aggravante per omofobia, perché sicuramente allora un aggravante anche picchiare una persona in quanto donna, eccetera, eccetera, eccetera. E rispetto al discorso del rispetto, io trovo che alla fine i rapporti fra persone sono quelli che poi dovrebbero essere guidati da un rispetto dei patti che si costruiscono fra due adulti di qualunque sesso siano, però fra due adulti, naturalmente qui escludiamo minori, handicappati, persone non in grado di intendere e di volere, perché si entra nell'ambito del penale. Se invece parliamo fra due, tre, quattro, quanti volete, esseri adulti, allora a quel punto naturalmente il rispetto consiste nel rispetto delle regole che quelle persone hanno stabilito fra di loro, per cui a una coppia quando è bene di andare nei club scambisti, e questo non provoca nessun problema fra di loro perché è una scelta nella quale sono complici e condividono questa scelta, come magari invece ci possono essere coppie che scambiate promesse di fedeltà assoluta, ed è bene quindi che rispettino quello che è il patto fra di loro. Poi dire che non siamo prevenuti sugli orientamenti sessuali è quasi assurdo. Certo che non siamo prevenuti sugli orientamenti sessuali, ci mancherebbe altro. Ci sono dei casi limite, naturalmente ultimamente si è molto discusso dei discorsi dei rapporti per esempio con gli animali in ambiti che sinceramente andrebbero molto discussi, perché il consenso è molto difficile da dimostrare. Ci sono state discussioni anche su Facebook su questo, però entra in degli ambiti un po' particolari. Finché si parla di persone adulte, di qualunque sesso siano, in qualunque numero siano, è chiaro che la libertà privatamente scambiarsi quello che gli pare fra di loro non viene assolutamente messa in discussione. Ma c'è una domanda in questo programma alla quale ci sono domande oppure si continua a parlare così a ruota libera? Diciamo che è un giro di opinioni che facciamo su alcuni argomenti, poi ci possiamo porre domande a vicenda in modo molto libero. Direi che ci sono ancora, io la discussione sugli animali non l'ho sentita, non ne sono molto al corrente, ne sapevo di alcune cose. Antonella, facciamo finire il primo giro con Riccardo. Vai Riccardo. Allora, vabbè, io innanzitutto volevo fare una piccola premessa, un preambolo, cioè volevo dire come è nata questa voglia di fare questa trasmissione, perché magari giustamente Claudio ha domandato, ma ci sono delle domande, e tutto nasce da una piccola discussione che si è fatta all'ultimo comitato con alcuni compagni, dove si parlava di subculture all'interno dell'eterosessualità e dell'omosessualità in sé. E quali sono queste subculture? Ad esempio, se io vi dico la parola orsi, voi che pensate? Cioè, se io vi domando, vi piacciono gli orsi? Conoscete gli orsi? Sapete chi sono gli orsi? Già è una domanda, cioè quella potrebbe essere una domanda che potrebbe stimolare la vostra fantasia, perché uno dice, ma voi sapete chi sono in realtà gli orsi? Sapete che ci sono delle persone a cui piacciono gli orsi e non parliamo di sesso con gli animali, ecco, in questo caso. E questa è una domanda che pongo prima di terminare il mio discorso. Poi, per quanto riguarda i locali gay, voi avete detto giustamente che è sbagliato essere ghettizzati nei locali gay, perché comunque non è giusto, cioè io pure sono del parere che non bisogna creare solo ed esclusivamente dei ghetti, però è anche vero che magari le persone omosessuali, specie quando sono giovani, non sono ancora consapevoli della propria sessualità, l'unico modo che hanno, a parte internet che è una soluzione, è quello di andare magari a conoscere amicizie nei locali gay o nei circoli omosessuali. Per il resto io sono contro, diciamo, la questione della categorizzazione, non so, della violenza alla donna in quanto donna, perché allora lì è vero, non si fa questione di parità, ma si rende la donna un essere inferiore, quando in realtà un essere inferiore non è, perché l'inferiorità secondo me è mentale, poiché non abbia la forza fisica più di un uomo, perché molti dicono questa è una stronzata, in quanto alla fine ci sono donne molto più forti di molti uomini che sono deboli, e uno magari non definisce nemmeno la forza dalla forza appunto fisica di un uomo. Quindi io credo che anche lì sono d'accordo con voi donne, è il caso di dirlo, e però vi rigiro, insomma, la domanda che vi stavo facendo: sapete chi sono in realtà gli orsi? Sì. Io ho la passione per l'orso bianco, che lo vedo cucciolo carino. Io ho la passione per l'orso bianco, lo vedo cucciolo carino, ma so che è molto aggressivo. No, tu pensi a un animale.
animale. Ecco, Antonella pensa a un animale. Claudia sa chi è un orso? Claudia sa. Anche un uomo che non dà competenza. È una categoria sotto categoria gay. Ma guarda, nella cultura LGBT viene definito l'orso la persona in carne. Abbiamo per esempio il nostro direttore della trasmissione, il signor Gianni Colaccione, che rappresenta la categoria degli orsi, ad esempio. Cioè potrebbe essere una categoria ursina. Infatti se voi andate su internet e digitate appunto comunità ursina, troverete addirittura in Italia ben 23.000 persone appartenenti alla categoria degli orsi, a livello appunto, dicevamo prima, di comunità LGBT. E come ci sono le categorie degli orsi, poi ci sono anche altre subculture molto ampie. Per esempio, prima dicevate degli scambisti. Gli scambisti rappresentano anche una fetta molto alta di categorie, di subculture all'interno dell'eterosessualità prevalentemente, ma anche dell'omosessualità. Poi ci sono le categorie fetish. Tu per esempio, Claudia, prima dicevi, parlavi della cioccolata, no? Che dà assuefazione, eccetera. Ma anche il sesso dà assuefazione. Ci sta la malattia, è una malattia praticamente essere... Vabbè, c'è la... A livelli di serotonina e di dopamina, che sarebbe l'ormone ed è la stessa sensazione che dà mangiare una cioccolata. Esatto, quindi ci potrebbero vietare il sesso un domani. Qualcuno ci potrebbe vietare di fare sesso perché produce in noi delle emozioni. È già stato fatto in secoli. È compensatoria spesso la cioccolata, perciò si dice che la cioccolata è compensatoria di alcune cose. Sì, sì, è vero, lo so, perché stimola le endorfine, mi pare. Sì, è la dopamina, che appunto sono delle endorfine che va a lavorare sulla serotonina, che porta il buon umore. Poi comunque adesso volevo dire, prima non si sentiva Antonella, però di Antonella si vedeva subito il primo piano, quindi io volevo dire, Antonella magari non si vede, però cioè non si sente, però si vede, quindi comunque Antonella quando entra in una stanza, a parte il cervello è uno d'altro, è da dirla questa cosa. Antonella si è definita uomo, perché vabbè, uomo forse dal mento in su, però dal mento in giù. No, hanno fatto è la metà, è la parte ma quella che finisce con la. Però, per esempio, anche questo, no? Il fatto della femminilità, alle volte, no? Un uomo, io parlando con dei miei colleghi, mi diceva: sai, la donna adesso sa di essere donna e utilizza la propria femminilità o la propria sessualità per arrivare dove vuole. Perché secondo me la donna è consapevole rispetto all'uomo, alcune donne almeno. Vero. Però ti dico che le tette non sono, se posso dire, le tette non sono femminili, ma sono materne. Secondo me è un errore che fanno molti uomini, onestamente. Quindi gli uomini che si definiscono, secondo me, tettomani, sono più alla ricerca di un supporto materno, ecco, mettiamola così. Ah, sì. Secondo me sì. Io sono convinta che le tette siano una cosa molto molto materna, non hanno nulla a che fare con la sessualità, o ce l'hanno ben poca. Secondo me, il lato B è più a che fare con la sessualità. Questa naturalmente secondo il mio parere. No, concordo, Sessualità. Ci saranno pure quelli per i quali le tette rappresentano la sessualità, cioè ognuno poi magari non ti sembreranno a te, però non obbligatoriamente sono legate alla figura materna, cioè non è detto del tutto, non è detto del tutto. Non lo so. Anche perché poi là si andrebbe nella perversione, cioè nell'incesto. Scusa, perché effettivamente se uno pensa che se tu dici a bolla, ci sono quelli che associano le tette. Ritorniamo a Freud. Appunto, ritorniamo a fare. Cos'è il complesso di Edipo? Praticamente il. Al contrario, sì, Elettra. No, Elettra è la femmina verso il padre, Edipo è il maschio verso la madre. Quindi. Okay. Praticamente, però no, il fine ultimo di Freud sarebbe quello che per andare bene bisogna praticamente ammazzare il genitore che è in noi, praticamente, ed è vero, questo io in questo sono freudiana e sono d'accordo, perché bisogna ammazzare il genitore ed andare oltre, superare. Effettivamente, se noi andiamo avanti, se noi ammazziamo, ammazzare in senso metaforico, chiaramente, non mi prende la lettera. Però, secondo Freud, poi alla fine, cioè,
il fine ultimo di tutta la cosa sarebbe quello là di andare a letto con tua madre o con tuo padre, cioè che io assolutamente, però vabbè, io non sono più junghiana che freudiana, non mi piace questa parte di Freud dove vede troppo la sessualizzazione. Per esempio, io c'ho mo' delle penne, sarebbero che tengo sempre in mano delle penne quando parlo così eccetera, o che ce le ho sempre per giocare, sarebbero degli oggetti fallici, ecco. Sì, è una riduzione tutto. Per esempio, se mi tocco la collana, sicuramente è un altro simbolo erotico, oppure se io mi tocco in continuazione i capelli, sarebbe un altro, cioè non sono proprio così d'accordo a tutte queste cose, che sempre queste comunicazioni freudiane di toccarsi sono tutti simboli fallici così eccetera, non esageriamo. Beh, poi rientriamo un pochino nel discorso delle categorizzazioni, insomma, che diventa anche a livello psicanalitico, forse certe volte anche un po' eccessivo, ma certe cose, diciamo, di questo tipo, soprattutto di scuola freudiana, sono state, mi sembra di sapere, insomma, abbastanza superate e anche a volte contraddette. Viva Dio! Ma vi faccio una domanda io, adesso lo so che lo dovrebbe farle il nostro direttore. No, però non c'è problema, facciamoci le domande. Mi fa venire in mente delle domande, perché poi pensavo questo, no? Cioè, gli uomini, dico, il sesso maschile spesso è più, non fantasioso in che senso, è anche più perverso molte volte delle donne nell'immaginare, nella fantasia, la donna. Questo lo, infatti Claudio poi risponde. Però io dico, parlando con i miei coetanei, con i miei amici maschi, spesso e volentieri ho sentito dire, per esempio, non lo so, che gli piacciono le asiatiche, che gli piacciono le donne incinta, addirittura le donne incinta, dice, sono eccitanti fare sesso con le donne incinte. E poi c'è sta anche una categoria su internet, ti giuro, ti giuro, c'è anche una categoria di genere che comunque così. Poi ci stanno quelle, come dicevi prima, con le tette grosse, invece quelli che non ne hanno tante, perché comunque è anche là una questione di categoria. E io vedo che comunque nell'ambito eterosessuale soprattutto ruota molto intorno alla fantasia, alla fantasia comunque di una donna che abbia determinate caratteristiche. E si finisce com'è? Qui oggi la maggior tempi di internet, si finisce qua la fantasia. Sì, boh, quello. Quello è chiaro. Ho detto l'amore ai tempi di internet inizia con la fantasia e finisce con la fantasia. Sì, beh, fondamentalmente è così. Sì. No, però per esempio, Antonella, io quello che molte volte spesso mi domando, il modo di fantasticare di una donna non è lo stesso di quello di un uomo, anche un po' perché l'orgasmo è in maniera diversa tra uomo e donna, cioè vabbè, ci sono delle mie amiche, per dire, che dicono mi piace l'uomo in divisa, mi piace l'uomo nero, c'hanno il vito dell'uomo nero, tutte queste cose, ma io queste cose no, per quanto mi riguarda le trovo, ecco, ritorniamo al genere, anche quelle le trovo delle cose assurde, anche quelle le trovo delle cioè per me sono delle cose fuori da ogni canone normale, cioè metto normale ma è una parola che non esiste, cioè fuori da ogni canone, la stessa cosa che dicevo prima, non, per me non esiste, esistono persone, cioè non esiste che mi piace la persona. Ma però magari ti eccita, eccita la cosa, dico, cioè se tu, se magari un uomo vede una donna vestita da hostess, magari può essere pure più eccitante, o da infermiera può essere eccitante. Tu stasera ti sei vestita in maniera molto provocante, secondo me, e io sono proprio fuori dall'ambito della, beh, c'è gente che magari vedrebbe, se vedesse un uomo in divisa magari proverebbe stesse sensazioni. Le donne che dicono l'uomo in divisa, l'uomo muscoloso, l'uomo palestrato, ma io queste personalmente, per quanto mi riguarda, no, io sono per una persona che non ho molte fantasie al riguardo, ecco, sono un po' banale. Che ne pensi dell'uomo in divisa? Preferisco una persona no. Comunque per quanto mi riguarda io esco vestita così, quindi non, ecco, questa è un'altra cosa che abolisco e che aborrisco, si dice aborrisco, no, aborro, il fatto di dirmi come sto vestita, così eccetera, ecco, anche questo fa parte delle libertà individuali e personali di una persona, che può andare vestita come cacchio gli pare. Giusto, non è giusto. Però Claudio, gli piacciono gli uomini in divisa, Claudio, lo so, magari sì, di carabinieri, da vigili del fuoco, no, ma sì. i piloti di aereo non ti sentiamo, Claudia? No, ok, adesso sì, guarda, veramente credo di non aver mai
preso un caffè con l'indirizzo. Vabbè. Sentite, io volevo pensare di un'altra cosa di proporvi. Avevo pensato, ma divise noi radicali le detestiamo, no Claudia? Come? Certe divise noi radicali le detestiamo, visto che è stato fatto nel 76 un referendum per la smilitarizzazione, quindi certe divise noi siamo pure contrari. Smilitarizzazione del sesso. Mi piacciono in divise. Come si chiamava la mia? Come dicevi te, piacciono le persone, non le categorie, non le divise, non certi tipi specifici. Giustamente uno gli piace una persona, potrebbe anche prima o poi succedermi che lo trovo molto difficile, sarà molto difficile, però potrebbe anche succedere che un giorno trovo affascinante un uomo in divisa, però sarà perché è affascinante lui, non la divisa, voglio dire. Un in divisa, chiedervi una cosa. Di Mario in mano e te la offre in segno di padre, magari chi lo sa ti dice tieni, te la porre. Riccardo, che lo vestiamo da come lo vestiamo da no, senza divisa, da operaio stradale là, come si chiamava il complesso dei musicali, quello lì. Okay, Village People. Ecco, i Village People, lo vestiamo come uno di quelli là col caschetto, così diventiamo operaio da qua. Adesso lasciamo vedere. La canzone è troppo strumentalizzata, quella canzone non mi piace. È diventata una bandiera. Allora, se mi permettete, volevo proporvi un'altra cosa, insomma, continuando su questo argomento. Io pensavo che la libertà un pochino di parlare di sesso, lo sdoganamento di questo argomento che è il sesso, no? In cui, insomma, in certi ambienti rispetto al passato se ne riesce a parlare meglio, è venuto di pari passo, a mio parere, con un pochino quella che è stata un po' la rivoluzione e l'emancipazione femminile. Cioè, nel tempo gli uomini sono stati sempre abbastanza, questo vabbè è una considerazione personale, sessuomani e anche un po' sessuofobi. Nel momento in cui invece le donne in qualche modo hanno acquistato una certa libertà, insomma, limitatamente, ovviamente sappiamo tutte le carenze, di diritti anche ovviamente di pronunciarsi, insomma, nei paesi occidentali, chi dove più dove meno, si è potuta sviluppare anche un pochino la possibilità di avere un dibattito anche sul sesso e tutto quanto ciò che ne consegue. Voi che ne pensate? Le due cose sono di pari passo oppure no? Antonella, ecco, noi parliamo però per quanto riguarda il punto di vista occidentale, perché chiaramente se noi andiamo certo. Occidentale, perché non vogliamo andare a fare già la storia dell'Iran o dei paesi musulmani. No. Parlo in Occidente. No, chiaramente. Beh, per quanto riguarda, allora diciamo che c'è stata un'evoluzione da parte della donna, ma un'evoluzione da parte dell'uomo. Questo almeno diciamolo, ecco, perché almeno oggi le donne sono più spigliate, ma gli uomini sono ancora molto, sono rimasti un po' spiazzati da questa, non si sono adeguati assolutamente. Poi diciamo che l'uomo, ecco, sta ritornando addirittura indietro l'uomo, addirittura sta nelle fasi, secondo me, di preistoria della donna vergine, non esageriamo, però addirittura che deve essere esclusiva, cioè la donna che ti chiede sesso, cioè che ti dice il classico trombo amico e che te lo propone la donna, ecco, è visto come una cosa, cioè tutti ne parlano, ma poi nei fatti scappano tutti. Assolutamente, cioè per me evoluzione donna, involuzione uomo. L'uomo è spaventato da questo processo. Adesso c'è Antonella, cerchiamo di mantenere un minimo di così, sennò parliamo un pochi alcuni e tanti altri. A Claudia, tu che ne pensi? C'è un collegamento tra emancipazione femminile e dibattito sul sesso? Ma guarda, c'è un collegamento che è semplicemente anche cronologico. Io non so, è un po' azzardato uno sia a causa dell'altro e viceversa, però ti confermo sicuramente, perché io li ho visti crescere questi due movimenti. Cioè, in realtà quando ero bambina di sesso si parlava pochissimo, le prime cose furono appunto il rapporto Kinsey, c'era anche un altro libro che veniva letto di nascosto in tutte le famiglie assolutamente, che era tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, non avete mai saputo, si davano su questi argomenti.
poi c'erano alcune canzoni di André che erano un po' sboccate, che anche quelle si sentivano che sembrava chissà che, Carlo vi torna la, Carlo Martello vi torna la guerra di Poitiers. Della fine. Beh, degli anni... c'è anche Light Parade, non voglio dire, ma c'era anche Light Parade, che quella Je t'aime non si poteva assolutamente sentire, si diceva la parola e non la trasmettevano la canzone, perché io mi ascoltavo sempre Light Parade. Ed erano comunque sottolineate come cose assolutamente nuove, e quindi l'atmosfera era questa. I giornali femminili erano pieni di lettere al direttore, dove la maggior parte delle persone che scrivevano avevano il problema che lui, un fidanzato, gli aveva chiesto la prova d'amore, proprio così si chiamava, e lei l'aveva data, e però adesso, dovendosi sposare poi con un altro, non sapeva come fare perché non era più. Beh, si sta la ricostruzione vaginale, che in alcuni paesi si fa, ecco, in America si sta ritornando alla ricostruzione vaginale. Claudia, certe volte non ti sentiamo, vai e vieni l'audio. Io cerco di parlare più chiaramente possibile, però se d'altra parte se non si sente mi dispiace. E contemporaneamente veniva fuori l'emancipazione femminile, che poi molto è consistita anche in due fatti fondamentali, che sono state la pillola anticoncezionale, che sicuramente è quella che ha liberato la donna da una delle più grandi schiavitù, quella di restare incinta 10 volte, 20 volte nella vita, e sicuramente è stata una delle cose che più hanno influito alla messa in atto sempre più severa delle leggi sulla violenza sulle donne. Perché ai miei, quando io ero ragazzina, anni 60-70, se una donna andava a denunciare che il marito l'aveva picchiata, non gli facevano, non le permettevano neanche di sporgere denuncia, perché le veniva detto: beh, signora, qualcosa aveva fatto, è normale che suo marito l'ha riempito di schiaffi. Proprio, se ben ti ricordi, il famoso processo di stupro. E dagli anni 70 è cambiato piano piano, c'è stato un aggravamento del giudizio sociale, ma anche giudiziario, sui casi di violenza in famiglia. E quindi diciamo che questi due fattori, insieme poi a tutto un movimento culturale che veniva anche dall'America, da altri paesi, Francia eccetera, sicuramente sono andati di pari passo l'emancipazione della donna e una maggiore libertà di argomentare e di parlare del sesso, questo di sicuro. Però che sia proprio causa effetto causa non lo so, Gianni, sinceramente mi sembra una cosa, sono due varianti. Comunque hanno corso insieme sicuramente. Non so se te dici che la donna è... Posso dire una cosa? Volevo sentire prima Riccardo, poi faccio un giro. Intanto io sarò breve. Io ti dico che non dipende, secondo me, dipende soprattutto dal luogo. Perché ad esempio ho dei casi personali. L'ultimo qualche giorno fa, una mia collega, giovane perché c'era una cinquantina d'anni, che mi raccontava della figlia, che è maggiorenne, a cui aveva scoperto, cioè lei è aperta, lei si dichiara una persona aperta, questa mia collega, nell'ambito sessuale eccetera eccetera, però ha scoperto da poco che la figlia aveva nella borsetta un preservativo e le ha fatto una scenata, perché dice: no, ma mia figlia è troppo piccola, è troppo giovane, 18 anni, non è possibile. E io gli ho detto: scusa, ma non ringrazi che c'è il preservativo nella borsa e almeno fa sesso sicuro? Poi dopo qualche tempo è venuta a parlare e mi ha raccontato: sai, adesso con mia figlia abbiamo pensato di farle prendere la pillola, perché sai, l'ha consigliata la ginecologa. Quindi io credo che sia anche una questione di cultura. Io abito in Calabria, al sud, quindi posso dire che ci sono dei paesini dove ancora purtroppo esiste una certa cultura della donna che deve arrivare vergine al matrimonio, comunque della donna che è vista come non proprietaria del proprio corpo. E lì abbiamo avuto l'intervista prima di Filomena Gallo, che è essenziale anche come battaglia, cioè della proprietà del proprio corpo, la proprietà di scelta sul proprio corpo, e quindi la libertà sessuale, che poi è una battaglia storica delle femministe, ma in generale delle donne in generale, che sono riuscite ad appropriarsi del proprio corpo. È che purtroppo, secondo me, la cultura maschile e la cultura cattolica, la cultura fallocentrica di alcuni personaggi tarpano la libertà di espressione, la libertà sessuale, che in alcuni posti c'è di più e in altri posti c'è di meno. Riprendo il discorso di Cristiano, infatti ti stavo dicendo, perché so che vivi in Calabria, quindi ti stavo dicendo, però tu vivi in Calabria, infatti
Ecco, facciamo già una differenza, che cioè, ci sono tre Italie, mettiamola così, perché esistono veramente tre Italie in questo. Noi parliamo tanto di Europa, ma in realtà dovremmo cominciare sempre a parlare d'Italia, perché ci sta un'Italia del nord molto evoluta, un'Italia che però in questo momento sta avendo una specie di involuzione, di nuovo, un'Italia del centro abbastanza evoluta, abbastanza moderecchia, tutto quanto, e Italia del sud che stiamo veramente a livelli molto ma molto arretrati e io vengo da Napoli e vedo anche altre realtà in Sicilia e anche il fatto di dire appunto di dire, il fatto di essere gay per dire ecco un esempio che mi viene la figlia di un'amica di mia zia che vive in Puglia un figlio anzi che è gay. È dovuto andare a vivere a Milano, tutti lo sanno, però tutti fanno finta di nulla perché è dovuto andare a Milano che vive con il fidanzato quando viene va giù in paese dicendo che è un amico. Però tutti sanno, ma tutti tacciono di questa situazione, però tutti sanno. Ecco, questa ipocrisia imperante su tutto, che è proprio una cosa che io detesto, ma poi vabbè. L'ipocrisia in generale. Per quanto riguarda Claudio, volevo dire il fatto anche del processo, non so, anche poi, anche durante i processi, il primo processo per stupro famoso, dove si diceva hai goduto? La prima domanda che si faceva non era che o come sei vestita, che è stata l'avvocato di Abbassi, dove grande donna che diceva appunto che non era la questione. Come stai vestita, come sei goduto, o se, era la questione se sei consenziente, è il consenso che va vestito, ed è il consenso che è la cosa primaria, fondamentale tra due esseri adulti. Ecco, per dire, la storia della ragazzina che ultimamente ho sentito in questi giorni che mi sta facendo rabbrividire, cioè che la ragazzina sia quindicenne e sia scappata col professore di 30 anni, perché voglio dire, perché è solo una questione di 15 anni e 30 anni, perché se già 30 anni e 45 anni già non ci sarebbe nessun problema. Però se la ragazzina e la natura ci ha fatto in grado di avere già le mestruazioni a 10 anni e di avere dei rapporti sessuali, quindi anche di procreare a questo punto, per quale motivo una ragazzina che magari non sa che cos'è l'amore, no, manco io a 47 anni so ancora che cos'è l'amore, che si innamora del professore, saranno i primi a morire, scappa col professore, cioè viene arrestato il professore. Queste sono cose cioè, veramente di altro mondo, che poi noi diciamo Occidente, ma qua siamo veramente, anche qui siamo una cultura musulmana. E finalmente è stato, oggi ho sentito un giornale che ha scritto, finalmente è stato rintracciato ed arrestato il professore. Cioè, il finalmente a me mi ha sconvolto, che questi cioè, se ne sono dovuti scappare. O quando la Scusa, professoressa. Dice, Antonello, ti volevo dire, scusa, ma la cultura musulmana è veramente proprio questa, cioè addirittura le bambine vengono sposate a 10 anni, a 9 anni, cioè bisogna anche tenere presente che il professore sulla ragazzina di 15 anni, le nostre leggi dicono che ha un ascendente che deriva dalla sua posizione in qualche modo di importanza, per cui in fondo un po' di tutela per la ragazzina finché è quindicenne, magari bisogna vedere di caso in caso, sicuramente non è giusto, infatti. però c'è voglio dire, quella che tu chiami cultura musulmana prevede che il sessantenne si prende la bambina ai 9 anni e nessuno ha niente da dire, per cui è Vabbè, se stato. la prende, scusa Claudia, ma se la prende, ma la ragazzina di 9 anni non è consapevole, non è consenziente, gli viene imposto. Gli viene Quello imposto, voglio dire. è abituata a considerare ciò che gli viene imposto come normale, che accetta lei stessa, non è che ce la portano legata o che devono rincorrerla perché scappa, si fa vestire e partecipa alla festa e non manifesta segni, anzi magari può anche essere contenta perché è il suo giorno, finalmente una persona importante e il suo matrimonio e alla fine lei lo vive anche come un passaggio, un'iniziazione e a volte ci può anche essere una parvenza di consenso, però le leggi che poi sono intervenute da noi, diciamo che anche se delle volte magari, come dici giustamente, esagerano e si va oltre, però proprio per non trovarsi a questi casi che erano proprio, che poi si verificavano sempre soltanto in una direzione, cioè degli uomini verso le bambine e non Anche viceversa. la professoressa che è andata con la quindicenne è stata arrestata. Sì, cioè,
E vabbè, poi Riccardo, volevo sentire a te. Aspetta, Antonella, aspetta un attimo, facciamo il giro con Riccardo. Volevo dirti soltanto che dalla chat mi veniva la richiesta di dove tu abiti, dove stai in Calabria, con precisione. Di dove? Con precisione? Sì. Sì. Io sto a Nocera Marina, a Nocera Marina, che è provincia di Catanzaro. Ok, vai Riccardo. Okay. Devo parlare io? Penso no, perché stavo lasciando lo spazio alle donne. Mi sembrava una discussione molto interessante. No, beh, adesso il giro è così, vai. No, boh, io sentendo, diciamo, questi discorsi, boh, della minore, del mio, parto sempre dal presupposto che parliamo di 3 anni di differenza. E effettivamente, se pensiamo anche al caso, diciamo, politico di Berlusconi con Rubbi, allora noi pensiamo, 17 anni, un anno di differenza, è diventata maggiorenne, allora può fare tutto. 17 anni, un anno soltanto di differenza, non può far nulla. E però a questo punto bisognerebbe pensare una cosa: la ragazza o il ragazzo che ha 15 anni è consapevole che magari, non lo so, sta affrontando un passo importante, è consapevole. Antonella, aspetta, scusate un attimo, fermi tutti, ci sta un ritorno. Antonella, tu devi annullare l'audio della web TV. Devo chiudere l'audio? Della web TV, non di Skype. Non ce l'ho accesa. Ok, allora Riccardo, ce l'hai tu acceso? No. Perché c'è un ritorno. No, io non ho nulla. Ok, allora ok, Riccardo, continua. Scusate. E quindi stavo dicendo, sì, però effettivamente torna da Antonella il... Perché ti illumini tu, Antonella. Io adesso vedo e sento che sei tu che ti illumini, quindi probabilmente l'audio ritorna da te. Comunque vabbè, non c'è problema. Sì, se parli tu non viene, infatti. Quando parliamo gli altri, se hai le cuffie sarebbe ottimale al volo. Vediamo un pochino, facciamo una prova tecnica. Sì, ma tu già non si sente più nulla, quindi credo che si sia risolto il problema. E io stavo dicendo che praticamente secondo... Aspetta un attimo. Sì. Pensa che non l'attaccate. Ok, ci senti Antonella? No. Molto sexy. Come non ci sente Antonella? Con la cuffiettina rosa. Il microfono, è attaccato il microfono? Fa molto call center, devo dire la verità. Sì. Sembra una chat line di una volta. Parla? Comunque. No, non ti sentiamo. Sì, non ti sentiamo, ma vediamo le tue movenze che sono alquanto sexy. Guarda sulle impostazioni. Adesso sì, mi pare. Adesso okay, ti sentiamo. Allora, ok, vai Riccardo, forse abbiamo risolto. Vai Riccardo. Cosa facciamo? La sexy telefonista dopo, ti prego. Vai Riccardo. Cercheremo poi magari di registrare uno spottino con Antonella per avvicinare più clienti possibili. Ma a parte questo, no, io credo che veramente sia una questione di consenso. Forse magari 15 anni può far specie perché vede la differenza d'età. Però come diceva Antonella prima, se uno è 20, uno ha 20 anni e l'altro ne ha 60 o comunque ne ha 50, non si nota questa cosa. Lo noti solo perché perché per la legge è minorenne. Però non sai 15 anni di adesso per una donna come sono, per una ragazza, perché comunque 15 anni sei comunque, inizi a essere donna, perché come dicevi tu hai le prime mestruazioni, hai comunque una contezza del tuo fisico, cioè che sicuramente sei più avanti di un ragazzo, di un ragazzino che ha 15 anni, penso, poi non lo so. E questa è una teoria mia, a differenza però di quello che poi pensa anche la morale comune, perché è una questione di morale. Viviamo comunque in un paese dove c'è una morale cattolica, viviamo in un paese dove c'è una morale un po' bigotta, e ripeto, sì, dire, nel sud credo che sta successo in Inghilterra, quindi sono ancora più bigotti di noi. Sì, boh, quello vabbè, ma in Inghilterra anche la questione dei matrimoni gay, cioè da dire, fino a qualche secolo prima forse l'omosessualità era non solo condannata, ma si parlava comunque di incarcerazione, di pene abbastanza dure, e si è passati addirittura al matrimonio, cioè da una parte all'altra, dagli opposti, così. In Italia non so se ci arriverà mai per il matrimonio civile per le persone omosessuali, però comunque, vediamo, è una questione sempre cattolica, di morale.
capito? Secondo me è una questione di morale. Poi dove si vive, ad esempio nel sud, in Calabria, è vero, in alcune cose i giovani sono più avanti, però comunque hanno i genitori alle spalle, e i genitori alle spalle sono genitori spesso e volentieri cattolici, o che comunque hanno un'infarinatura cattolica, dove ogni cosa viene vista come un peccato e non tanto come una, come un qualcosa di giusto o sbagliato, di libertà sessuale, capito? C'è anche noi del sud abbiamo anche la cosa che la gente guarda, la gente, quello che pensa la gente. Noi diamo molta importanza, oltre che più che secondo me la cosa cattolica, è quello che gli altri pensano di noi. Noi dobbiamo salvare soprattutto alle ragazze questa famosa reputazione di brava ragazza. Tu non devi farti vedere con questo, tu non devi farti, lo puoi anche fare magari, però l'essenziale è che tu non, te lo fa... non ti faccia vedere in compagnia di troppi uomini, troppi fidanzati, troppi questi, troppi quelli, troppi quell'altro. E poi se vedi, poi se, per quanto riguarda i matrimoni, se vediamo le cifre che si spendono ancora al sud sul matrimonio, quanta importanza si dà? Quanta importanza si dà ancora al matrimonio, all'abito da sposa, alla cerimonia, a quanti più invitati c'hai, a quante questo e quanto quello, quanto qui al nord non esiste nemmeno, mentre la cosa è veramente imbarazzante. Sì, allora, posso dire una cosa? Devo dire una cosa, io adesso vi ho ascoltato, no? Abbiamo parlato un pochino delle influenze delle religioni, abbiamo parlato appunto dei cattolici, i musulmani, ok, però i cattolici stanno volendo anche in Inghilterra, cattolici stanno magari in una minoranza, ma ci stanno anche in Nord Europa, cattolici stanno anche negli Stati Uniti, e non è che appunto poi i costumi siano tali, come anche i musulmani stanno in altri, anche molti ce ne stanno in Nord Europa. E allora io mi chiedo, questi comportamenti che sono spesso liberticidi nei confronti delle donne, parlavamo prima soprattutto dei donne minori, non sono più che altro determinati da condizionamenti ambientali, da culture, una questione etnica più che proprio la religione, per cui diciamo i musulmani sono così, i cattolici sono così, poi dipende, poi la stessa religione a seconda delle latitudini o dei posti, però poi le persone hanno dei abitudini diversi. Allora non è proprio la religione in sé. Ma che Loach ci ha vinto una serie di premi con sta differenza. Chi è che ha vinto? Che Loach, un gran regista, ci ha fatto una serie di film, anche Un amore bellissimo, ci ha fatto una serie di film e ci ha vinto una serie di premi su ste cose, quindi ha detto tutto che Loach. Però non riportiamo sempre alle donne, vi prego, perché poi c'è stato anche il caso della professoressa che, perché come abbiamo fatto nella premessa iniziale, io non mi sento rabbrividire queste cose, veramente ho sentito sempre parlare di donne. No, era per esempio come il discorso delle mutilazioni genitali femminili, c'è stato tutto un periodo in cui si pensava e si diceva che fosse soltanto una cosa musulmana, in realtà forse anche antecedente come uso, precedente alla religione, la musulmana, perché stavo dicendo prima che si stanno ormai in America, si sta ritornando molto in voga l'operazione di riduzione della verginità, quindi non è proprio una cosa così musulmana, poi alla fine siamo tutti uguali, ma alla fine ecco, rispetto a questo quindi Claudia, perciò dicevo, ma io rispetto al fatto del genere, no, dicevo soltanto che il più delle volte succedeva e succede ancora adesso che i matrimoni combinati e che i matrimoni forzati soprattutto riguardano uomini anziani verso bambine. Questo non è che uno ci vuole insistere, è che nel 98% dei casi questa è la verità, questa è la realtà. Poi ci sono anche casi inversi, per carità, certo, però molte volte in questo rapporto, poi, che per carità, certo che deve essere libero, se c'è consenso la ragazzina di 15 anni è libera di andare col quarantenne, ma pure col sessantenne, quindi non è un fatto di limitare la libertà, assolutamente, è un fatto casomai di tutelare una categoria che spesso è stata dominata e obbligata, che è la categoria delle bambine, sfumatura verso l'adolescente, perché poi è chiaro che ogni limite che tu metti sarà sempre arbitrario, perché te puoi mettere le prime mestruazioni, puoi mettere i 12 anni, puoi mettere i 15, puoi fare quello che vuoi, è sempre comunque arbitrario, è chiaro che un giorno prima è reato, il giorno dopo no, e questo non è mai del tutto giusto, però un limite
dovrai in qualche maniera metterlo naturalmente, perché se no si va fino ai bambini di 5 anni che poi viene, si sostiene che sono loro che provocano eccetera eccetera eccetera, e si rende conto che comunque c'è un forzare sul minore in quel caso e c'è un'operazione che è giusto anche che sia tutelata per legge. Questo rispetto un po' al discorso del perché insistevo sulle bambine, non per uno spirito veterofemminista, ma perché obiettivamente poi il rapporto di dominio nei secoli c'è stato, non è che non c'è stato, a parte delle rarissime eccezioni, c'è stato veramente un universale umano che ha riguardato il maschio sulla femmina, mentre non esiste l'universale dei rapporti sessuali come sono stati regolati, perché se vai a vedere le tribù che vari antropologi hanno studiato agli inizi dell'Ottocento, che ancora ce n'era a giro, ora ormai non ce n'è più, ma tutta quella vastissima gamma di costumi che gli esseri umani avevano prima di essere massificati, omologati come sono oggi, ci sono comportamenti del tutto diversi e stravaganti di tutti i generi, di tutti i modi, posti dove le persone erano liberissime di interagire fra di loro durante tutta l'adolescenza, per poi magari sposarsi e diventare un pochino più legati alla famiglia nel periodo dell'accudimento dei figli, a altri posti dove i rapporti erano assolutamente regolati da regole fisse, per cui quelli di uno stesso clan dovevano andare unicamente a fare sesso con quelli di un altro clan e non con quelli di altri clan ancora, per cui c'era addirittura un obbligo di scelta e veniva punito se veramente uscivi da queste categorie. Cioè c'è una gamma enorme di costumi e di cosa è stato considerato lecito o non lecito nel sesso da parte della razza umana, che non riguarda solamente, naturalmente non è certo un fatto soltanto religioso, ma forse nemmeno soltanto etnico, diciamo non c'è un universale assolutamente sul comportamento sessuale degli esseri umani, perché ogni tribù, ogni razza, ogni periodo storico, ogni luogo geografico hanno avuto visioni diverse di ciò che era lecito o non lecito. Purtroppo l'universale del dominio maschile sulla femmina effettivamente c'è stato, ma qui non è che si parla di singoli, me e chi siamo qui o le persone che incontriamo o i singoli maschi o femmine. Però storicamente il dominio maschile sulla femmina c'è stato, c'è poco da fare, cioè non si può negare. C'è ancora, nel sud c'è. Bravo, basta, tutto qui. L'altro, penso che io ho finito i miei interventi, però penso anche che alla fin fine poi quelli che giustamente la comunità gay rivendica come suoi diritti, alla fine che è successo ai gay? Che si trovano, nel momento in cui si dichiarano gay, si trovano a subire la stessa perdita di diritti che hanno sempre avuto le donne, cioè si trovano ad essere considerati meno portatori e con meno diritti, come se fossero donne, secondo quello che è stata poi la storia di tutti gli ultimi secoli. Per cui penso che sia una battaglia molto simile che andrebbe condotta insieme, quella dei diritti delle donne e quella dei diritti delle comunità gay, perché è proprio la stessa cosa. Cioè il gay perché ha meno diritto dell'uomo? Lo perde al momento in cui dichiara di essere gay e quindi di essere una quasi donna, e quindi con questo perde una serie di diritti, non naturalmente per legge se non in alcuni posti, però nel proprio comune perde diritti che gli vengono dall'essere uomo dominante, che è uomo al 100%, è omofobo, è autoritario, è violento, eccetera 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 eccetera. Basta. No, no, è vero. E ricordiamo anche a questo punto che oltre a essere gay, cioè che è generico, c'è anche lesbica, perché comunque ci sono molte donne lesbiche che comunque rivendicano la propria sessualità, rivendicano l'essere donna lesbica. L'ultimo diciamo esempio lo abbiamo avuto con il matrimonio celebrato simbolicamente a Milano con la figlia di Roberto Vecchioni e la sua compagna, che per poter avere un bambino, in questo caso hanno avuto due gemelle, sono dovute andare sono dovute andare all'estero comunque per procreare. E quindi vediamo comunque sempre la stessa cosa, le limitazioni. Il matrimonio celebrato a Torino. Come, scusa? Antonella, non ho sentito. Il matrimonio, volevo dire che volevo rivendicare che vivendo a Torino, il primo matrimonio simbolico celebrato tra due lesbiche è stato a Torino da Chiamparino un paio d'anni fa, con la presenza di Lesbica. Certo, no, ma la cosa comunque fa specie, sai, è anche questo, se tu vedi, e questo parlo dell'universo maschile, se tu vedi due donne
che stanno insieme e che comunque stanno mano nella mano e si baciano, fa sesso, come si dice dalle nostre parti, mi fa sangue vedere due donne che comunque sono in atteggiamento amoroso. Da parte di un uomo o da parte di una donna? No, un uomo, un maschio, un maschio etero che vede due donne insieme, certo, mano nella mano, fantasia, che, certo, perché c'ha la fantasia, la capito, fantasia delle due donne, della esatto. Certo. Invece se tu vedi due uomini mano nella mano che fanno e si fanno delle fusioni, che la fa schifo, perché comunque sono due cose che vanno fatte nella camera da letto e ti fa schifo, questa è la sensazione di quindi io credo che comunque sia, come diceva Claudia, esatto, questo è, e come diceva Claudio, è questo, cioè alla fine bisognerebbe unire le forze, perché comunque questa discriminazione che avviene, comunque questo categorizzare, questo ghettizzare, sì è vero, lo fa la società, ma quando comunque uno si dichiara in un determinato modo. Però allora, ci sta ancora il tempo per un altro giro. Aspetta, Antonella, che volevo introdurre, poi dopo di quello che vuoi. Un'altra piccola cosa che volevo proporvi. Leggo che sta andando, diciamo, in rovina quasi la pornografia. La pornografia, per quella, diciamo, concettualmente quello che conoscevamo come pornografia, soprattutto la stampa. Io, diciamo, vengo da una generazione personalmente in cui purtroppo, ahimè, la pornografia è stata un po' quella che ha fatto informazione sessuale. Secondo voi la pornografia oggi ha ancora ha questo valore, o i figli, diciamo, della generazione del 68, a questo punto quasi voti della generazione del 68, sono informati dalle famiglie? Che tipo di percezione avete? Vai, Antonella. Allora, scusa, perché io dovrei comprarmi un giornale pornografico quando posso vedermi sul web immagini addirittura? Quindi c'è, cioè, sta più, ritorniamo sempre all'idea della fantasia, se no, cioè, no, se io mi vedo tutto un filmino gratis, mica sono scemo ad andare a spendere dei soldi per andarmi a comprare un giornale dove poi vedo delle foto, in realtà poi non è niente di che. Per quanto riguarda qual è la seconda domanda, mi sono dimenticata, diciamo la funzione in qualche modo pedagogica, informativa, che facevano la pornografia, la pornografia. No. Beh, come al solito, ho capito. No, per quanto riguarda, ritorno alla differenza fra il nord e il sud. Al nord c'è evoluzione, al sud assolutamente non puoi parlare nemmeno di sesso, di andare dal ginecologo. Ecco, forse un caso sporadico il fatto della collega di Riccardo che la figlia con la mamma è andata dal ginecologo, se no no, assolutamente. Poi per non parlare poi della Sicilia o della Sardegna o della Campania, cioè noi, a volte io mi rendo anche io conto di sbagliare moltissimo, perché credo di fare dei discorsi che valgono per tutti, ma in realtà alla fine, cioè, effettivamente poi mi fanno giustamente notare che ci sono delle persone in alcune situazioni, in alcune realtà, che vivono delle situazioni di grave disagio. Tipo, io avevo detto per quale motivo, quando c'è stata la dichiarazione, l'outing di Tiziano Ferro, che tutti i giornali avevano dato grande risalto, a me sembrava una cosa, cioè, assurda, perché, ripeto, è una cosa normale. Dice no, perché può aiutare dei ragazzi, cioè magari è un mito della canzone verso alcuni ragazzini, quindi in alcune sacche di zone ancora arretrate può aiutare l'idea che questo cantante abbia fatto questa dichiarazione, l'idea delle sue difficoltà, l'idea di tutte le cose, può aiutare tanti ragazzini ad essere a fare una scelta, o cioè ad avere il coraggio di dichiararsi e dirlo alle famiglie. Che poi voglio capire poi spesso perché bisogna dirlo, e mi dà anche fastidio quando spesso in televisione dice la madre, come tu come l'hai accettato, ma io non lo so, questo perché, cioè, mia mamma come mi ha accettato perché sono eterosessuale, non lo so, mi sembrano delle cose, devo dire la verità, assurde. Come sono le feste di Natale con il compagno di tuo figlio, come sono le feste di Natale col compagno, con la compagna di tuo figlio, tua figlia, cioè sono delle cose assurde. Io non, cioè, mi sento veramente cadere le braccia quando sento queste cose, perciò io poi non ascolto la televisione e preferisco guardare alla fine solo film, perché poi quando, cioè, mi arrabbio con me stessa e dico ma dove cavolo sono finita, dove vivo, in che realtà vivo, dove cavolo sto onestamente, cioè delle domande. Pure questa gente che si presta a fare, avevo visto ultimamente anche una puntata di un coso dove
cercavano fidanzati e avevano messo anche la coppia gay. E la madre che diceva 150.000 stupidaggini e tutti che dicevano chissà se lui accetta questo, quello, quella. E poi c'è, a me questa è la cosa poi che mi dà fastidio, che poi che poi chiaramente per fare audience, che poi in una trasmissione del genere non so che audience possa fare, che poi il gay veniva messo, quello lì, il tipo più stravagante, mentre le altre fidanzate e fidanzati venivano messe delle persone normali, delle donne normali, per il gay invece veniva messa la persona più stravagante del mondo, quello che era vestito strano. Cioè, perché queste cose? Perché io capisco che per... Ok, Antonella, quello che tu stai dicendo è che insomma sono immagini un po' stereotipate. Esatto. Sì, molto. Allora, a Claudia e poi a Riccardo. Vai, Claudia. Sì, la pornografia è educativa. La pornografia è educativa per il voyeurismo, cioè la pornografia è una forma in cui ti può educare a guardare, sicuramente sì, ti può far venire delle idee nuove, certo, più o meno tutte idee che poi ti possono venire anche direttamente nell'azione, voglio dire, non c'è bisogno di averle. Ma io non parlavo di ispirazione per fare sesso, io parlavo, diciamo, a livello adolescenziale, cioè queste famiglie che diciamo figlie in cui i genitori sono figli del 68, della libertà sessuale, della rivoluzione sessuale, poi in realtà a questi ragazzi fanno informazione sessuale, oppure questi ragazzi si devono, come appunto i genitori, poi dopo informare tramite la pornografia, che magari non è più la carta stampata ma sono i filmetti? Ma dipende dalle zone. È vero che l'Italia è molto diversa, non sono soltanto tre Italie, sono un'infinità di Italie. Dipende dalle zone, dipende come i genitori affrontano l'argomento in casa, in privato, e vai a sapere. Poi a livello, sono indagini che non vengono fatte, purtroppo, sono interessanti. Ci sono delle differenze, guarda, anche all'interno della Toscana stessa, che pure è una sola regione di centro. Per esempio in città, a Firenze, è normalissimo da anni e anni ormai, almeno da 20 anni, che la ragazza o il ragazzo, il figlio o la figlia portino a casa a dormire il fidanzato o la fidanzata, mentre vai a Arezzo, che è a 80 km ed è assolutamente impensabile che possa venire il fidanzato a trovare la fidanzata e restare a dormire a casa, nella casa dei genitori, nel letto insieme alla fidanzata, voglio dire, viene messa a dormire se viene ospite sul divano di salotto, magari durante la notte di nascosto, quello va lo stesso in camera della fidanzata, alla fine il risultato è uguale. Però si parla di cose che avvengono a 80-100 km di distanza all'interno di una regione, per fare un esempio così qualsiasi, e quindi è una cosa estremamente, è difficile riuscire a capirla. C'è stato sicuramente la generazione che tu chiami il 68, che poi sì, è quella dal 68 agli anni 70, è stata affrontata in maniera molto forte il discorso della liberazione sessuale, dell'informazione, tanti argomenti sono stati affrontati. Poi c'è stato un ritorno indietro, è vero, una chiusura in un certo senso. Siamo tornati a un periodo, tutti gli anni 90, 2000, a un periodo di nuovo rapporti molto chiusi, rapporti di coppia molto possessivi. Questi ragazzi si fidanzavano e si fidanzano tuttora a volte come, io dico, fossero dei naufraghi su una zattera, cioè in un tentativo proprio di costruire con la coppia un mini ambiente che ti rendesse possibile vivere in mezzo a un mondo che è sempre più caotico. Per me è difficile anche immaginarlo, io posso lamentarmi degli anni nei quali sono nata io, ma immagino chi è nato come i miei figli o ancora dopo, 90-2000, cioè sono anni veramente caotici, pieni di stimoli, di difficoltà anche a riuscire a integrarsi nel mondo esterno, per cui poi le coppie si formano in maniera molto chiusa. C'è di nuovo molto posto in maniera molto forte il discorso della fedeltà, però sono tutti discorsi che andrebbero resi numericamente quantificati, infatti così sono un po' generici, un po' da bar. Bisognerebbe avere delle indagini sociologiche serie fatte nei paesi, molto probabilmente in alcuni paesi vengono fatte, in Italia quasi per niente, che ci dicesse un po' come il costume è cambiato, si è avuto tornato indietro nelle prime generazioni, anche di 20 anni, 68, 88, 2008, cioè bisognerebbe andare a approfondire un po', perché è un discorso un po' specifico insieme. Riccardo, cioè, posso fare una domanda a Claudia? Aspetta un attimo, parte, finiamo con Riccardo, un attimo. Vai, io comunque sono breve anche in questo caso, cioè lì io dico che comunque è una questione di io non conosco genitori né i miei né di altri
miei coetanei che mi abbiano parlato di sesso. Cioè i siti porno, per così dire, servono a magari all'adolescente per dare sfogo alle proprie fantasie, ma una volta che tu sei hai passato la fase adolescenziale, in teoria non ti dovrebbero servire, perché comunque puoi, non dico sfogare, però comunque puoi consolidare quella fantasia in qualcosa che è realtà. Cioè ti può servire il sito porno, cioè se c'hai, non lo so, l'ormone in palla in quel momento, però io non lo condanno, per me il sito porno può anche andare bene, cioè nel senso, chiunque vuole collegarsi, poi comunque il mercato del sesso va avanti in fase di prostituzione sulle strade, quindi perché no anche su internet. E poi rispondo ad Antonella, sì è vero, sono stereotipi e ce ne sono tanti per quanto riguarda vedere il gay tutto colorato, piume di struzzo eccetera eccetera, o vestito o effeminato. Gli orsi, categoria di cui dicevo prima, tu non li conosci, cioè non li individui, perché sono uomini grossi come tutti gli altri, e anzi sono così maschili che vengono definiti orsi proprio per questo, perché non sono i classici omosessuali stereotipati che appunto li vedi perché sono curati, si fanno le sopracciglia, usano magari anche un filo di trucco alcuni, ma non tutti, cioè sono semplicemente persone che hanno scelto un certo tipo di abbigliamento, un certo tipo di stile. Mi taccio e passo la parola ad Antonella. No, volevo chiedere. Sì, abbiamo qualche minuto. Vai Antonella, rapida. Allora, dico, allora mi è venuta una parola ora che Riccardo, rispetto agli orsi, mi viene un'altra parola ora, infatti me la stavo scrivendo, se non me la dimenticavo, metrosexual, per dire, se ci sono anche metrosexual. Ah, sì, okay. Come no? Sì, che in realtà sarebbero non se devo spiegare che cosa sono i metrosexual, non lo so. Cioè, non so, non so cosa siano. Spiegacelo. Sono degli uomini che sono dei gay, che però hanno delle cose, cioè, che sono anche degli eterosessuali, però hanno delle cose femminili, tipo farsi la ceretta, che è molto in voga anche tra gli eterosessuali, che sono delle cose appannaggio delle donne, oppure usare il contorno occhi, oppure andare a farsi fare il massaggio, l'uomo depilato, appunto, infatti ho detto. Ho detto la prima cosa, è stato l'uomo depilato, farsi la stessa la depilazione. Poi Claudia, a te volevo chiedere una cosa, rispetto a Firenze, ad Arezzo, tu hai detto del fatto che si può introdurre la fidanzata, poi si può dormire. Io per esempio sono stata fidanzata nell'86 con un ragazzo fiorentino, e mi dicevano che queste cose erano cambiate, che i genitori addirittura andavano via di casa e lasciavano le case da quando c'era il mostro di Firenze. È vero questa cosa o no? Quello ha dato una grossa spinta, in effetti, perché ha fatto molto paura. È il primo caso così seriale, ha terrorizzato un po' tutti, e i padri di Firenze, che comunque in generale, diciamo, una società abbastanza liberale, tutti quanti hanno detto alle figlie: per carità, non ti fermare in macchina assolutamente col tuo fidanzato, piuttosto ti do le chiavi, piuttosto ti prendo l'appartamentino in città e fai quello che ti pare. Questo in parte è vero, però è anche vero che era già in atto tutta una serie di liberazione dei comportamenti fin da prima del mostro di Firenze, fino dagli anni, inizi degli anni 70, e quindi in parte è stato aiutato nella zona specifica di Firenze anche da quello, perché veramente ha fatto molta impressione. Questo andava a ammazzare proprio le coppie, faceva il guardone, andava a ammazzare le coppie che si appartavano in macchina nei luoghi isolati, cosa che allora si faceva spessissimo, perché poi c'era anche tanti luoghi isolati rispetto a oggi, era molto facile con la macchina trovare un luogo isolato e appartarsi. Oggi penso che sia molto molto più difficile, però indubbiamente sì, sicuramente il mostro di Firenze, nello specifico di Firenze, ha avuto la sua attinenza, però era un movimento liberatorio che era già cominciato fin da prima. Ok ragazzi, abbiamo passato della serie, anche c'è molto da lavorare, della serie c'è tutto da lavorare. C'è molto da lavorare, speriamo di crescere anche questo in laicità e soprattutto in informazione per le generazioni presenti e future. Io vi ringrazio a tutti quanti di questa vostra disponibilità per questa puntata, che si potrà rivedere anche ovviamente in registrata e commentare. Se vi sentite, fatela girare condividendola ovunque.
Vi ringrazio ancora. Con questa diciamo trasmissione si chiudono per oggi le trasmissioni di Liberi.tv. Vi diamo appuntamento a martedì. Grazie ancora a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie Antonella, grazie Grazie Claudio, Antonella, grazie grazie Claudia, Riccardo. grazie Gianni. Ciao a tutti, ciao Riccardo, ciao Claudia. Ciao Gianni. Ciao. 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 Ciao.